È stato firmato stamattina in prefettura l'accordo per la realizzazione di un progetto pilota per la raccolta differenziata negli insediamenti rom dei quartieri di Scampia e Secondigliano. L'iniziativa è stata illustrata dal prefetto Andrea Di Martino, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dal presidente della provincia Luigi Cesaro. Il progetto, elaborato dalla provincia e finanziato dal Ministero dell'Interno, vede il comune di Napoli impegnato in prima linea e con vari compiti, fra cui l'installazione degli insediamenti rom di idonei contenitori, il successivo prelievo dei rifiuti differenziati, l'installazione di un sistema di videosorveglianza presso le aree di raccolta al fine di prevenire sversamenti non autorizzati dei rifiuti nocivi alla salute pubblica e le attività formative per gli operatori, oltre ad attività tecniche relative alla raccolta in collaborazione con la SIA. Un aspetto importante sottolineato dal prefetto, inoltre, è quello del coinvolgimento attivo delle comunità nomadi, che attraverso i loro rappresentanti hanno esse stesse chiesto di essere coinvolte direttamente nella realizzazione del progetto, anche per contrastare, d'intesa con la prefettura, il fenomeno dei roghi di rifiuti. È una sfida che insieme ai Rom intendiamo portare avanti. Penso che i risultati sul fronte della tutela dell'ambiente e della raccolta dei rifiuti si abbiano soltanto se c'è partecipazione. Consideriamo i nomadi presenti sul nostro territorio, nei due campi dei quali ci siamo interessati, cittadini e come tali tenuti a comportamenti e al rispetto di regole che riguardano tutti noi. Questo è il messaggio che la comunità Rom deve fare sempre più parte integrante di questa città, quindi un nuovo investimento istituzionale ed economico importante sui quartieri di Scampia e Secondigliano e coinvolgere anche in questa rivoluzione ambientale della raccolta differenziata la comunità Rom, che ha dato subito disponibilità, quindi siamo molto contenti di questo ulteriore passo in avanti.